Allora, sì, questo video parte un po' strano. Come vedete, non mi sono truccata, non è la mia solita postazione, ma sono qui a fare un po' di cose perché ho intenzione di portarvi dei vlog. Quindi questo è il primo vlog su Francesca Quadrini, nonché Franciolo Books, e voglio farvi vedere quello che sto leggendo e parlarvi un po' di quello che succederà da qui a una settimana. Voi lo vedrete ovviamente la settimana dopo, e voglio un po' tenervi aggiornati, fare un po' un video più di nicchia, più tra di noi che i classici video in postazione. Allora, tanto quando voi vedrete questo video, il video sarà già online, quindi poi lo posso dire. Sto cercando di organizzarmi con Giora, mia amica Giora, il mio cuoricino, con cui mando un bacino se sta guardando questo video, ovvero Gio Schiatti su YouTube e anche su Instagram. Vi lascio qui sotto i suoi link per andarla a seguire, mi raccomando, fatelo. Perché appunto vogliamo fare dei video insieme, due book tag, uno sul mio canale e uno sul suo. Quindi martedì, oggi e domenica, martedì lo registreremo, vi porterò anche lì con me. E sto leggendo sul Kindle, però vi faccio vedere il cartaceo perché in questo momento sono a casa, Sguardi di tenebra di Nicola Foschini, che mi ha gentilmente mandato la sua copia cartacea. Sono più o meno a pagina 20 perché in questi giorni sto facendo veramente un sacco di cose e sto andando un po' in blocco da fantasy. Infatti stavo leggendo anche, essendo che il 23 esce la saga di Tenebre e Ossa, stavo appunto leggendo Sei di Corvi di Leigh Bardugo. Infatti sono arrivata più o meno, non c'è più il segnalibro. Ok, sono arrivata a pagina 137, ovvero il capitolo. No, io non ci vedo niente da lontano, ragazzi. Il capitolo 10, eccoci qua. E mi stava piacendo veramente tanto, ma ho dovuto bloccare tutto perché sono in blocco da fantasy e ho iniziato Mr. Romance, sempre consigliato da Joe, e sono al capitolo 12-13 e sono al 50%, mi sta piacendo anche quello molto. Come potete vedere, ho riorganizzato la libreria, ma voi questo l'avete visto se mi seguite su Instagram. Se non mi seguite, andatemi a seguire. Poi vi metterò a scrivere i post, i vari post per i prossimi giorni, così ultimo anche le ultime recensioni. E niente. Mando un bacio e ci vediamo alla prossima clip. Questa sera, perché faccio tutte queste cose in questo momento? Perché questa sera guarderò un film, quindi non ho il tempo. Allora, eccoci qua, aggiornamento dopo più o meno, oddio, più o meno un'oretta. Ho finito di scrivere il post per domani e ho anche riorganizzato le mie note sull'iPad, ma so cosa vale per l'iPhone. Così ho proprio fatto le cartelle per i video YouTube, le varie recensioni. E anche poi ci sono tutti i vari post di Instagram che ho creato nel tempo e quelli che creo nuovi. Così sono a posto. E ho preso molta ispirazione da molti video che porterò e qualche post che adesso ho già scritto per i prossimi giorni. Devo solo scattare le foto. Da un frisbee che avevano creato due book influencer, comunque. Però in questo momento io non mi ricordo chi abbia creato. Ok, 365 più idee per Bookstagram, un frisbee creato da ClickLink Italia e Trisha Books, che seguo moltissimo. E aveva creato proprio questo PDF dove ci sono un sacco di idee per fare i propri post su Instagram e molti video di YouTube. E io avevo partecipato a questo frisbee perché mi interessava e devo dire che mi sto trovando a utilizzare molte loro idee, quindi le ringrazio, vi lascio qui sotto i loro profili Instagram e niente, quindi questo è il piccolo aggiornamento. Adesso con il mio bellissimo Kindle credo che continuerò Mr. Romance, perché appunto sono al capitolo 12, ovviamente il mio Kindle è pure scarico, e niente, vi mando un bacio e vediamo un po', sperando che possa leggere il più possibile, perché adesso sono le 7:30, alle 8:30 più o meno ceno. Devo anche un po' preparare e sistemare, e quindi finger cross e vediamo quanto riusciamo a leggere. Ciao ragazzi, allora buon lunedì, voi tanto starete guardando questo video di venerdì, spero, perché esce sempre il di venerdì, e appunto oggi voglio farvi vedere un po' quello che sto facendo. Allora, sto preparando il set per registrare un nuovo video, ring light, mi manca solo il cavalletto da mettere qui in mezzo. Questo mobiletto l'ho spostato perché sarò in chiamata con Joe di Joe Schiatti.
faremo qualche video insieme e niente, voglio aggiornarvi un po' sui miei progressi di lettura, essendo che sono in anticipo, Joe è la ritardataria in questo caso. Allora, sul Kindle sto leggendo Mr. Romance, sono arrivata al 90%, volevo finirlo ieri ma mi sono persa a giocare alla PlayStation e bellissimo, mi sta piacendo molto, per adesso è un 4 stelle, vedremo un po' come finisce. E in più sto anche leggendo 6 di Corvi e sono a pagina 127, capitolo 10 in Edge. E questo qui lo leggerò con Letizia, una delle mie book friend, una delle mie migliori amiche. E non vedo l'ora perché tra 3 giorni inizia la serie TV e quindi dobbiamo fare una bella run. Ma detto questo, io riposo il libro e niente, fatemi sapere cosa state leggendo voi. Io devo anche continuare Sguardo di Tenebra e ieri mi sono arrivati dei nuovi arrivi. Probabilmente li avete già visti su Instagram, ve li faccio vedere anche qui. È arrivato Respiro solo se di Jennifer Niven, che è anche l'autrice di Raccontami di un giorno perfetto. Questo qui me l'ha mandato la Dea, che ringrazio tantissimo. E l'ho richiesto io perché mi interessava veramente tanto ed è molto 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 ciccioso. Cioè saranno tipo 430, quasi 50 pagine, scritto abbastanza grosso, e sarà una delle mie prossime letture perché mi ha rapito la trama e anche l'edizione. Poi mi è arrivato il libro di Emanuele Gentili, che se avrete visto le mie storie sapete di cosa parla. Questo libro nel mese di maggio sarà, diciamo, il centro di un raccolta fondi, che tutti i ricavati di questo libro andranno a un'associazione nel paese di Emanuele contro la violenza sulle donne. Infatti è un libro di poesie dedicato alle donne, per gli uomini, per sensibilizzarli a questo tema molto importante. Quindi mi raccomando, datemi a informare, vi lascio il profilo di Emanuele qui sotto, che su Instagram si chiama Amore di Pancia, se non erro. E poi mi è arrivato Tempesta Azzurra di Claudia, bellissimo e cicciottissimo. Pensate che non ci sta in piedi nel mobilettino, diciamo nel carrellino dove ho i libri che non mi ci stanno nella libreria, ma devo metterlo così perché non ci sta di altezza. C'è anche il suo segnalibro personalizzato, ci tenevo a farvi vedere anche questo arrivo qui nel video, appunto su YouTube. E mi è arrivato insieme anche questo bellissimo braccialetto che ha fatto lei, dedicato appunto al libro. E devo dire che mi sono svegliata con il braccio un po' blu perché l'ho messo per andare a dormire, ma è normale, mi capita sempre con questo tipo di braccialetti. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e andare a finire di preparare, perché sennò arrivo io in ritardo. E niente, quindi ci vediamo dopo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesca e oggi sono qui con un nuovo video. Ciao ragazzi, allora oggi è mercoledì 21 aprile e siamo di nuovo qui. Allora, cosa sto facendo? Sto montando il video che voi avrete visto settimana scorsa, ovvero il video del Reason Book Tag con Giordano di Gioschiatti. Ho finito stamattina Mr. Romance, bellissimo, 4 stelle, e adesso poi voglio recuperare sia quello che il secondo in cartaceo, leggere anche Professor Feelgood, che parla della sorella della protagonista Eden, quindi di Asha, oddio non mi ricordo il nome, e quindi poi voglio leggere anche quello lì. Ho qui sotto braccio, cioè qui sotto mano, sotto braccio l'iPad, perché devo perfezionare ancora la copertina, perché mi sono dimenticata una piccola cosa, e devo mettere la canzoncina al video, esportarlo, metterlo su YouTube. Mi sono fatta male. E poi finalmente potrò continuare Sei di Corvi, perché oggi è il 21, quindi mancano 2 giorni all'uscita della serie TV. E niente, vi farò sapere dopo. Per adesso Sei di Corvi mi sta piacendo molto, sono al 30% come vi dicevo, e mi sono già innamorata perdutamente di Kaz. Ma ok. Ciao ragazzi, allora oggi è giovedì 22 aprile. Oggi appunto mi vedete già un po' al pomeriggio inoltrato, sulle 6 di pomeriggio, sto camminando per casa, perché oggi sono uscita, la mia libreria è bellissima, sono uscita perché sono andata a fare un pochettino di spesa e sono andata a ritirare 2 pacchi Vinted. Avevo preso da Vinted questo anello della Fossil, molto carino, per mia mamma, però in questo momento lo sto indossando io perché lei è uscita e mi ha detto mettitelo pure, io tipo ok. E questo qua, che è un po' largo, ma grazie a delle cose che ho trovato su Amazon, che si possono stringere gli anelli, che sono tipo fascette di plastica che ce li arrotoli intorno, puoi stringerli e metterteli. Secondo me sono molto carini. Questo l'ho pagato sui 5 euro e questo l'ho pagato sui 15, contando che sono anelli della Fossil, quindi diciamo è una marca. E questo qui l'avevo trovato anche 5 euro, ma 5 minuti prima di comprarlo me l'hanno comprato, quindi me l'hanno fregato, e quindi l'ho trovato solo a questo prezzo qui, l'ho preso. Questo invece l'ho preso a 5 perché c'erano varie inserzioni sullo stesso anello da varie persone. Ma adesso
essendo che sono a casa da sola, volevo mettermi a sistemare un po' la libreria che ho qui in camera e vi voglio registrare un piccolo time lapse perché voglio spostare tutti i libri che ho qui sotto, metterli sopra e viceversa. Quindi voglio cambiare un po' la postazione, essendo che è tanto tempo che ho, diciamo, i romanzi Jennifer Armand Trout, i classici, ce li ho sotto, mentre invece tutti i fantasy, tra cui anche la mia bellissima amata Grishaverse e Akotare Akumaf, li ho sopra e voglio metterli sotto. Quindi credo che adesso vi metterò tipo da quelle parti lì come un cavalletto e vi filmerò l'intero timelapse di io che pulisco e riordino. E niente, sto appunto continuando, se vi corvi, sono al 40% più o meno, che lo sto leggendo con la mia amica Lady, cui mando un bacio. Stasera continuiamo, domani esce la serie TV Shadow and Bone e non vedo l'ora. E io non sono brava a fare i vlog perché mi taglio sempre gli occhi, l'ho visto anche nelle clip precedenti. E niente, oggi fuori fa veramente caldo e io non sono abituata, perché mi cambia il tempo così dall'oggi al domani, non ci capisco più niente. E niente, quindi partiamo con il timelapse. Ok, avrete sicuramente visto il timelapse, fatemi sapere cosa ne pensate, adesso vi faccio una ripresa più bella, ecco. Ecco qui. Ovviamente qui c'è il libro di Claudia e qui il libro della Jo, quindi li ho messi proprio qui, che si vedessero, anche se prima erano lì. E niente. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Io in questo momento mi sono fatta malissimo una gamba per scendere dalla scrivania e credo mi metterò a leggere un pochettino, a finire di, non di editare, ma di mettere, diciamo, le ultime modifiche al video che esce domani, che è in collaborazione con Jo. Se ve lo siete persi, ve lo lascio nelle schede, ed è il Reason Book Tag. E niente, quindi ci aggiorniamo più tardi o mal che vada, essendo che io sono una persona che si dimentica molto, ci aggiorniamo domani. Ciao ragazzi, allora, oggi è sabato 24 aprile e mi scuso se ieri non ho praticamente vloggato niente. Allora, come sapete, credo che ormai l'abbiate già finita, e ieri, che per me era il 23 di aprile, è uscita la serie TV Shadow and Bone, nonché tratta dal primo libro della trilogia del Grishaverse e il primo libro della duologia del Grishaverse, ovvero Sei di Corvi e invece per quanto riguarda la trilogia Tenebre e Ossa. Hanno fatto, diciamo, un mix delle due cose unendo le linee temporali, seppur Sei di Corvi è ambientato dopo la fine appunto della prima trilogia del Grishaverse. Cosa dire, l'ho amata proprio infinitamente perché secondo me hanno mischiato benissimo linee temporali, hanno reso, diciamo, onore ai libri, hanno fatto un bel adattamento, a parere mio veramente azzeccatissimo. Infatti sono praticamente stato tutto il giorno a guardare quella, però nel pomeriggio sono anche andata a tagliarmi i capelli. Per chi mi conosce sa che li avevo tipo fino qui e quindi è stato un taglio abbastanza drastico, ma in vista dell'estate io li taglio sempre corti così, anzi non so come mai oggi ho questi riflessi super chiari, però vabbè, dettagli, i miei capelli sono naturali, quindi boh. Adesso sto montando la ring light perché voglio fare qualche reel, perché ho visto qualche reel su appunto su Instagram e anche qualche TikTok, voglio prendere ispirazione da quelli, ovviamente se qualcuno lo copierò spudoratamente lo cito, io cito sempre tutti. Non ho finito nessun libro in questi giorni, sono ancora ferma al 50% di Sei di Corvi e non ho continuato gli altri perché appunto c'è stato la serie TV che mi ha rubato. E quindi niente, adesso farò questi piccoli reel. Io spero che questi vlog vi piacciono, anche se io non sono proprio esperta dei vlog, questo è il mio primo, quindi fatemi sapere qui sotto se ne vorreste altri, tanto vi chiederò anche su Instagram, ovviamente, quindi se non mi seguite su Instagram, qui è uscito un Tamlin, come Giordana li chiama Tamlin, i suoi brufoli, pure io, però io ne ho tanti di Tamlin, e
E quindi fatemi sapere qui sotto se vi piacciono, e se non mi seguite su Instagram andate a recuperare, sono France Love Books. E infatti sto pensando anche di cambiare il nome del canale in France Love Books invece che lasciare il mio nome e cognome, ma vedremo in futuro. E quindi niente, vado a fare questi benedetti reel perché sto girando per la casa come una cacca in un tubo. Ah, prima che mi dimentico, ieri ho fatto un piccolo acquisto da Vinted, quindi non so se ci sta, non so se ci sarà il, l'unboxing qui su, qui nel vlog, ma seguitemi su Instagram così non vi potete perdere le novità sui miei nuovi arrivi, però lo vedete comunque poi nel vario, nei vari book haul che pubblicherò, quindi iscrivetevi al canale. E niente, vado a fare questi benedetti reel, un bacino. Ciao a tutti ragazzi, allora non ho vloggato per un paio di giorni ma sono stata piena di cose da fare. Infatti mi scuso se non avete visto tante clip, se questo vlog non è così tanto interessante, ma sono io una persona poco interessante, quindi ecco perché non ho mai fatto vlog. Voglio farvi vedere ancora gli ultimi arrivi di questi giorni. Sono riuscita a recuperare il primo della saga del mio splendido migliore amico, che come avrete visto da Instagram, se non mi seguite su Instagram datemi a seguire su Instagram, mi chiamo France Love Books. Appunto avevo il secondo e il terzo in questa edizione, però il primo non l'avevo trovato e sono riuscita a trovarla allo scambio, quindi sono molto molto contenta. Poi mi è arrivato anche un libro per una collaborazione che non vedo l'ora di leggere, sarò molto molto sincera, perché lo puntavo da tantissimo tempo, voglio appoggiarvi da qualche parte così magari ve lo faccio vedere anche un pochettino meglio. Allora appunto vi ho posizionato qui perché vi voglio far vedere un arrivo da una ragazza che seguo su Instagram che è fantastica, tantissime persone mi hanno parlato di questo libro e sono molto contenta di poter dire di collaborare con lei, perché mi ha mandato il suo primo volume, quindi il primo volume della saga Contact Saga, appunto Fear, di Eliana Fasani. Questo qui è il primo volume, molto carino. Adesso la veste grafica è completamente rivisitata, appunto mi ha mandato il cartaceo perché per le collaborazioni preferisce usare, diciamo, le copie vecchie che gli sono rimaste, e secondo me molto molto d'accordo. È stata anche super carina perché mi ha fatto una dedica qui all'inizio, fantastico, con il mio nome scritto con tutti i fiorellini e le stelline, molto molto carino. Lo leggerò, vi farò sapere, e sicuramente qualora il libro mi dovesse piacere e voglio recuperare anche i prossimi nell'edizione diciamo nuova, questo vi lo regalerò a qualche mia amica. E sono veramente veramente felice, non vedo l'ora di leggerlo. Sono più o meno 320 pagine, ve ne parlerò sicuramente su Instagram, qui su YouTube, su Reel, TikTok, lo vedrete spammato ovunque. E quindi niente, io ringrazio ancora Eliana per avermi gentilmente mandato il suo libro. Ed eccoci qua, dopo il cambio stanza voglio farvi vedere cosa sto leggendo attualmente. Adesso andrò al PC a montare il video che uscirà venerdì, e andrò a montare anche questo vlog. Voglio farvi vedere appunto che sto continuando tra ieri e domani di Jennifer Armentrout. Mi sta piacendo veramente un sacco. Sono a pagina, ve lo dico subito. Oggi i miei capelli sembrano, cioè ultimamente i miei capelli sembrano biondi, ma io non sono bionda magari. A pagina 178, capitolo 15, più o meno alla metà, e mi sta piacendo tantissimo. Mamma mia, mi sta sbloccando, perché come sapete, l'ho detto su Instagram, sono nel blocco del lettore da fantasy, quindi ho dovuto interrompere, come potete vedere qui, Sei Vicorvi, e ho dovuto lanciarmi sul romance o su qualcosa nella mia comfort zone, quindi mi sono lanciata sulla Armentrout. E niente, spero di riuscire a finirlo entro la settimana, ma questo vlog finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto questo esperimento di vlog, vi sia piaciuto, perché non faccio molti vlog perché non sono capace, anzi questo è il primo vlog. Se vi piace, se comunque l'argomento vi può interessare, porterò avanti appunto questa cosa dei vlog, quindi mi raccomando sbizzarritevi qui sotto, fatemi sapere anche su Instagram, TikTok, il blog, Goodreads, cosa ne pensate, quindi andatemi a seguire. E niente, noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video. Seguitemi sui social per saperne di più. Niente, io mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!